Stimatissimi Vapers, benvenuti nel mio canale. Una bag, ovvero una borsetta di natura semirigida con un gancetto da appendere, una doppia zip e la dicitura Vape Easy. Svegliamo l'arcano di questo video con l'adesivo Made in China e il modello in questione è la Vape Easy Stratum 303. Quindi parleremo di un clone. La pochette ha una doppia zip di apertura. Troviamo un sacchettino di nylon ed estraiamo l'oggetto di cui andremo a parlare oggi. Nello specifico parleremo della Stratum 303 dei OLC, ma in questo caso della versione clone, la cosiddetta replica. Hanno riportato anche la dicitura OLC MOSFET Matt Series. Matt non sarebbe altro che la colorazione con un seriale che lascia il tempo che trova. Per quanto riguarda l'altro verso, abbiamo la scritta Stratum 303. A colpo d'occhio potrebbe sembrare effettivamente una fedele riproduzione della versione Stratum 303, quella originale dei OLC, ma in realtà ci sono diverse particolarità che portano piccole differenze. Sotto un certo punto di vista, lasciatemelo dire, forse anche di natura più interessante rispetto all'originale. Il particolare design qui che va a risalire, questa è la tazza. Queste sono le sue particolarità. Un tasto veramente grande, con una discreta profondità. In questa prima fase non sento ancora il contatto dello switch, ma da qui a seguire sento lo scatto. Un piccolo forellino da questo lato, avremo un LED che ci darà le particolarità di lavorazione di questo circuito, una wrap metallica dove verrà inserito al suo interno la nostra 18650. Soffermiamoci anche nel lato inferiore, la boccetta in silicone alimentare che sta a filo con la parte inferiore della nostra box, il tappo con il segmento che ci permette la chiusura dello stesso. Cosa differenzia così a grandi linee la Stratum 303 della Vape Easy, la versione replica, rispetto all'originale? Per quel poco che sono riuscito a carpire come informazioni tra clone e originali, iniziamo subito forse dall'elemento più importante, più decisivo al lato estetico e anche funzionale, e mi soffermo sulla tazza. La Stratum degli OLC, la versione 303 originale, la tazza si trova all'interno leggermente del bordo, precludendo un utilizzo di atomizzatori per un diametro massimo pari a 22 mm. Questa invece l'hanno fatta piatta. Ora non so dirvi se la Vape Easy ha adottato questa scelta per diversificare un po' dal progetto originale oppure per permettere, come dicono nelle loro descrizioni, la possibilità di installare anche atomizzatori con diametro da 24 mm. La boccetta, quella dell'originale, mi sembra, se non sbaglio, dovrebbe essere una sandbox di color fumé, mentre questa è una semplice in silicone alimentare che poi andremo a vedere nei dettagli. Tutte le caratteristiche non la differenziano molto. Questa pesa 2 grammi in meno rispetto alla versione originale. Qui purtroppo c'è del gioco, vedete? Tra il filetto maschio e il filetto femmina c'è questo piccolo gioco.
È vero, una volta stretto non crea problemi, ma la conduzione non sarà ai massimi livelli perché non conduce in tutta la superficie. La sezione del tappo interno, una piccola superficie rialzata per ottimizzare il contatto della batteria, si vede un contatto in ottone o rame con un isolatore di color rosso. Andando a togliere la nostra boccetta bottom feeder, se la nostra boccetta tiene, beh, devo dire una buona resistenza. Tappo a vite con un tubicino in silicone alimentare con già il suo taglio sfasato per pescare fino alla fine. In questo caso agevole il discorso che il tubicino abbia una sezione superiore dove viene fissato, così con il tempo potremo anche andarlo a intercambiare. Andando a togliere la boccetta mi è rimasta una vite in mano, fa parte di questa sezione qui, vedete dove dovrebbero esserci le due viti, ce n'era una sola. L'assemblaggio, almeno per quanto mi riguarda, lascia alquanto desiderare, e questa è la sezione inerente all'alloggiamento della nostra boccetta bottom feeder. Il diametro effettivo della sezione in metallo della nostra tazza è pari a 22 mm. La sua larghezza nella sezione più ampia è di 24 mm, mentre la sua altezza 75 mm. Ci manca solo la profondità, che arriva a 46 mm. Quindi il 24 mm in realtà ci sta proprio a filo, va a chiudere a una forma ovale la nostra box vista dall'alto, solo come design, perché poi in realtà se andiamo a vedere la parte inferiore è uguale sia il lato boccetta che il lato 18650. Giunti a questo punto, vediamo cosa possiamo scoprire di più della nostra Stratum 303 by Vapefly. Andando a togliere tutte e due le viti, anzi una, perché una mi è rimasta in mano, serve per il bloccaggio, vedete i due fori che ora si vedono con la luminosità dettata dalla trasparenza per la mancanza delle viti, per poter andare a togliere eventualmente il nostro tubo. Il tubo si estrae facilmente, ci permetterà una eventuale pulizia. La parte superiore è dotata da un'asola con piccole bave di lavorazione, ma la parte esterna, devo dire, a parte le mie ditate, è curata molto bene. Grazie al fatto di essere riusciti a smontare il nostro tubo, riusciamo a vedere anche il circuito che la Vapefly ha installato al suo interno. Un doppio MOSFET, come vedete. Maggiori informazioni purtroppo non sono in grado di dirvelo, poi controlleremo le sue prestazioni. Comunque un dual MOSFET. Nonostante tutta la mia buona volontà e aver utilizzato anche una chiave Torx della misura delle viti, solo una esce, l'altra è fissata a tal punto che ulteriori sforzi provocano una spannatura, quindi le prime note dolenti. Ulteriori perplessità mi vengono date dal pin, che non è autoregolante ma è fisso, e quindi io auspico che ogni atomizzatore riesca effettivamente a raggiungere quella corsa, altrimenti creerebbe solo dei problemi. Delle laccature di residuo sul perimetro della tazza. Poi ho notato anche che la vernice, vedete in questa sezione qui, tende già a venire fuori, quindi la verniciatura in realtà, oppure il controllo di qualità che è stato fatto a questo clone, forse non è il top. Comunque questi sono gli aspetti tecnici. Avrei voluto togliere la tazza per poter estrarre anche il circuito, per andare in dettaglio, per vedere come fatto, visto anche della sezione inerente al tasto, ma ahimè devo fermarmi qui. Vi faccio vedere un dettaglio delle due viti visti dalla parte interna, dove dovrebbero fare la chiusura. Queste sono due viti volgarmente tagliate, senza nemmeno
meno curarsi dell'aspetto filetto o estetico e funzionale dello stesso. Nemmeno centrate, sono veramente di bassa qualità. La seconda vite, quella più in alto, nemmeno aggrappa al filetto del tubo. Troppe problematiche, anche se un clone. Più mi soffermo nei dettagli, più aumentano le mie perplessità. Ho provato ad avvitare una delle due viti che andrebbe a fare il bloccaggio del nostro tubo tramite i due fori della box. Il primo, per portarlo quasi a questa altezza, ho fatto parecchia fatica, e non dovuta al filetto del tubo, ma dal fatto che le viti sono state tagliate in un modo scandaloso dal mio punto di vista. La seconda vite, quella che a me poi è rimasta in mano, non c'è proprio speranza che possa rientrare nel filetto del tubo. A questo punto devo accontentarmi di una sola vite per il bloccaggio, quella che mi permette ancora di essere puntata e di essere filettata al suo interno. Quindi andiamo a riempire la nostra boccetta con il liquido, boccetta con una capacità da loro descritta pari a 8,5 ml, per capire effettivamente come si comporta questo pin di questa tazza. Vado a inserire un atomizzatore provvisto di anello salvagoccia. Trattandosi di una box bottom feeder, facciamo la nostra prova dello squonk. Esce con una leggera pressione e viene riassorbito, in questo caso molto velocemente. Arrivati a questo punto non ci rimane che l'inserimento della nostra 18650. Non ci viene offerto alcun manualetto all'interno della nostra bag che conteneva la nostra Stratum 303 clone, ma se devo basarmi sul MOSFET OLC so che dovrei essere protetto dall'inversione della polarità. Una volta aver inserito la mia 18650 utilizzando la polarità positiva rivolta verso l'alto, il circuito originale mi dava la possibilità con 3 click di poter accendere e spegnere la box. In questo caso, una volta aver inserito la 18650 e vado a schiacciare, non ho alcuna attivazione. Facciamo i nostri 3 click e la box effettivamente si accende. Ulteriori 3 click, la box va in spegnimento. Il cotone è stato opportunamente inumidito. Ho una fused Clapton con un valore resistivo intorno a 0,3 ohm e proviamo questo dual MOSFET. La reattività sembra discreta. Prima di passare al test finale, provo anche l'inversione della polarità. Ho invertito la polarità della batteria, quindi ho inserito il mio positivo verso il basso, non va in autofire e cliccando non si accende. E come da specifiche del OLC originale, non si accende nemmeno il LED di attivazione. Il circuito ha effettivamente anche questa protezione. Ogni volta che voi andate a staccare la polarità, la box va automaticamente in sistema di chiusura, quindi la dovete riattivare. Soffermiamoci anche al lato estetico. Devo dire che è carina, è leggera, corpo in alluminio. Ora io non sono in grado di dirvi se questo è alluminio aeronautico, quindi abbiamo parti in alluminio, parti in acciaio e anche delle sezioni interne fatte in derling o il cosiddetto POM. Il circuito rispetta tutte le caratteristiche. Ora testiamolo. Il circuito sembra andare abbastanza bene.
Va bene, non posso dire nulla in merito al circuito. Si sente la spinta del dual MOSFET, i ritardi di attivazione classici del MOSFET sembrano quasi non esistere. Come schiaccio si attiva subito, ho l'indicazione del LED a ogni mia pressione, ha un limite questo circuito di 12 secondi per il vostro tiro, dopo andrà a spegnersi automaticamente, a 2,65 volt il LED inizierà a lampeggiare velocemente per indicarvi che siete alla frutta con la vostra batteria. Onestamente, se vi consiglierei questa box, per quanto riguarda il circuito, sì. Per quanto riguarda le finiture, dico no. Io questa box non la promuovo. Ahimè, devo dire carina, interessante, ma dovrebbe essere migliorata. Io la Vape Easy non la consiglio, ma rimane una mia opinione personale, perché questa è la mia passione, la vostra. Scrivetela nei post. Questa era direttamente dalla Vape Easy, il clone della Stratum 303.